La Camera dei Partiti Socialisti d'Italia, Marco Di Vendolo. Grazie, Italia, insomma. Solo qualche riflessione da condividere per correre insieme in queste ultime ore di campagna elettorale. Io non devo aggiungere nulla sulla candidatura di Mario, avete sentito le parole di Francesco, Gianni, di Alessandro, della passione, dell'entusiasmo, di Tonino, insomma lui rappresenta i socialisti in questa vicenda elettorale e su di lui ci sono le nostre aspettative, ma aspetta a noi evidentemente fare in modo che il 25 maggio ci sia un risultato positivo sulla sua persona e quindi per tutti noi, per la nostra tradizione. Ma io vorrei che fosse chiaro che il 25 maggio noi ci giochiamo un pezzo del futuro di questo paese. Lasciatemelo dire, ora che siamo alla fine della campagna elettorale, credo di aver fatto più comizi in queste ultime due settimane di quanto avessi fatto alle politiche dello scorso anno. E vi dà la cifra anche della preoccupazione crescente che è andata aumentando col passare delle settimane rispetto all'esito, non del risultato del Partito Democratico, ma della lista di PS, ricordiamo, perché per noi è tutt'altro che irrilevante. La venuta elezione al Partito Democratico insieme al Partito del Socialismo Europeo è tutt'altro che rilevante e richiama all'interno del singolo al Partito del Socialismo Europeo. Quelli che ci chiedono, che provocatoriamente ogni tanto chiedono, ma perché ci sono ancora i socialisti ci sono in Italia e in Europa, sono talmente forti e vitali che espongono il candidato alla presidenza della Commissione Europea. Questa lista, dobbiamo sapere che il 25 maggio noi siamo chiamati a scegliere che tipo di Europa e quello che può succedere in Italia, che tipo di democrazia vogliamo in Italia. Lasciatela dire fino in fondo, perché per noi sono ore che possono essere decisive perché ci separano all'appuntamento del 25. Io ho ripetuto in tante piazze, in tanti incontri che la scommessa è delle elezioni, non è di avere più o meno Europa, perché pensare di uscire dall'Europa è veramente sintomo di follia, no? Insomma, solo che qualcuno ne parla, abbiamo visto il nervosismo, per usare un eufemismo, dei mercati, lo spread che è risalito, l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, e dunque pensare di poter uscire dal contesto europeo, dall'euro e dall'Unione è francamente cabaret. Detto questo, noi non possiamo, e sbaglieremo a farlo, sarebbe giusto difendere l'Europa che abbiamo conosciuto in questi anni. Ma il problema non è l'Europa in sé, il problema è l'Europa di questi anni che è stata l'Europa della Merkel, di Sarkozy, di Cameron, delle politiche di centrodestra, dei moderati, 22 commissari su 27, quest'ultimo comunque sono espressione del Partito Popolare Europeo, cioè i partiti nazionali che si chiamano la grande famiglia dei moderati, dei conservatori europei. E il risultato è stato la prevalenza del cinismo dei numeri sulla speranza delle persone. E dunque c'erano numeri in base al quale tutto andava sacrificato, perché c'era il patto di stabilità, perché c'era il rapporto del 3% e perché bisognava imporre politiche di tagli per far quadrare i bilanci, anche se questo ha comportato il sacrificio di centinaia di migliaia di posti di lavoro, a livello europeo di milioni di posti di lavoro, ha comportato il sacrificio di tanti servizi pubblici, della scuola pubblica, della sanità pubblica, del trasporto pubblico in Italia e in tanti altri paesi. Il problema non è l'Europa, il problema è quel tipo di Europa che noi dobbiamo avere la missione di poter cambiare. E allora l'hanno detto anche prima i compagni, quando noi socialisti europei, dunque noi socialisti italiani, proponiamo l'emissione dei bond da parte della Banca Centrale Europea, c'è già la disponibilità, anzi l'auspicio di Mario Draghi, lo facciamo perché siamo consapevoli che da lì possiamo liberare risorse importanti da destinare ai paesi per farci carico di dietro e indietro. Noi oggi paghiamo solo in Italia su 2.000 miliardi di debito pubblico quasi 80 miliardi di euro di interessi, 80 miliardi di euro, 160 mila miliardi delle vecchie lire, per capire l'ordine di grandezza. Se noi potessimo, questo è il nostro obiettivo,
compare su un'emissione di titoli da parte della Banca Europea. Quel debito pubblico che noi oggi dobbiamo finanziare pagando tra il 3 e il 4% di interesse, con dello spread, noi potremmo pagarlo all'1,5%. Liberando, considerate che ogni punto di interesse per noi vale appunto 20 miliardi di euro. 20 miliardi di euro! Potremmo dimezzare, lo dico molto realisticamente, dimezzare quegli 80 miliardi, pagarne la metà, liberare così a parità di bilancio 40 miliardi di euro per farci carico per risanare la nostra sanità, la nostra scuola pubblica, il trasporto, per dare servizi. Questa è l'idea. Noi pensiamo che l'Europa sia lontana. Noi non sappiamo quanto l'Europa invece incida quotidianamente sulla nostra vita quotidiana. Abbiamo tante amministrazioni virtuose, non sarà il caso di Casoria, ma abbiamo tante amministrazioni virtuose nel nostro paese che hanno risorse in casa che non possono spendere perché c'è il patto di stabilità o di stupidità, forse è il caso di dire, che ti impedisce. Ma come lo fai a spiegare ai cittadini che stiamo vivendo una crisi drammatica che manca tutti i giorni e abbiamo risorse in casa che non possiamo spendere perché ce lo impone l'Europa? Non ce lo impone l'Europa. Cioè vuole quel tipo di Europa, quella dei moderati, quella dei conservatori, quella che noi vogliamo cambiare. E quando facciamo la battaglia sulla tassazione delle transazioni finanziarie, perché lo facciamo? Perché pensiamo che sia giusto innanzitutto, che a farsi carico di questa crisi che hanno generato i salotti finanziari e le banche cominciano a pagarla anche quelli che appunto l'hanno generata, perché in questi anni l'hanno pagata i pendolari, l'hanno pagata gli studenti, l'hanno pagata i disoccupati. Tutti tranne le banche la finanziano, cominciamo a prendere da lì, cominciamo a redistribuire la pressione fiscale, quello che abbiamo cominciato a fare in Italia. Guardate, si può ironizzare quanto si vuole, ma se noi consentiamo ai redditi bassi di pagare 1000 euro all'anno in meno di tasse, non solo facciamo, avviamo un'operazione di redistribuzione dei redditi della schiena. Quindi facciamo operazioni di giustizia sociale, perché noi oggi non siamo ancora in condizione di abbassare la pressione fiscale per tutti. Quello che possiamo e dobbiamo fare è invece renderla più sopportabile a chi ha di meno, perché per ogni euro che noi riusciamo a far risparmiare ai redditi bassi, abbiamo un euro che si mette nell'economia, che va nei consumi. Se Antonio Scipione risparmia 1000 euro, per 1000 euro dell'anno Antonio Scipione li mette in banca, dico signore, posso dire di lei, posso dire i redditi medio alto. Se invece i 1000 euro li risparmia una famiglia a reddito basso, quelli che fanno fatica ad arrivare alla quarta settimana, quelli che guadagnano 1300-1400 euro al mese, qui 1000 euro in un anno, state certo che vanno in consumi, che cosa vuoi risparmiare se non ce la fai arrivare neanche a fine? E se parte in consumi significa che aumenta la produzione, se aumenta la produzione aumenta l'occupazione, se aumenta l'occupazione aumenta la ricchezza, dunque può nuovamente generare nuovi consumi, nuova produzione, nuova occupazione, cioè creiamo un circolo virtuoso. Allora facciamo un'operazione che è giusta, che è equa, ma che è anche intelligente per provocare uno shock nella nostra economia di cui ha assoluto bisogno. E invece in questi anni che cosa si è fatto in Italia come in Europa? I poveri sono diventati più poveri e i ricchi più ricchi, a pagare sono stati sempre gli stessi. Quando Berlusconi impone l'eliminazione anche dell'IMU sulle case di pregio, ci è costato 1,4 miliardi. Ha fatto un'operazione che è deflattiva oltre che ingiusta. Perché chi se lo può permettere? È giusto che dia un contributo di solidarietà, come si fa sempre in una famiglia quando c'è il parente in difficoltà, c'è quello ricco che si fa carico di chi è rimasto più indietro. Ma sappiamo anche che se facciamo risparmiare i ricchi, quei soldi lì vanno sui conti in banca, che non vanno in Svizzera, non aiutano la nostra economia, perciò dobbiamo intervenire innanzitutto sui redditi più bassi. Si è cominciato a fare un piacere meno. Quando abbiamo importato la tassazione sulle rendite finanziarie al 27%, abbiamo fatto anche un'operazione di giustizia sociale, perché che paese è quello che fa pagare meno tasse a chi sta comodamente seduto in poltrona a giocare attraverso internet sulle borse internazionali, meno tasse di chi invece lavora con il sudore della propria fronte a 8, 9 o 10 ore al giorno?
cominciare a restituire un poco della straordinaria ricchezza che in questi anni avevano accumulato. Questa è l'Italia progressista e socialista, questo è quello che dobbiamo provare a fare in Europa. E siccome tante di queste scelte dipendono da lì, non solo i fondi europei, che sono l'occasione di sviluppo, non solo le regole per le imprese agricole, di cui Mario è uno straordinario esperto e conoscitore, ma tante leve fiscali oggi vengono decise e stabilite a livello comunitario. Allora, noi possiamo e dobbiamo cambiare verso all'Europa. Allora, non più Europa o l'Europa, un'Europa diversa, sostituire a quella visione di austerity e di prevalenza dei numeri la visione socialista e progressista in cui prevalgono le persone con le loro speranze, le loro ambizioni, le loro ansie, le loro preoccupazioni. Di questo ci dobbiamo far carico e i numeri devono servire per raccogliere quelle ambizioni, per poterle concretizzare, sono i numeri funzionali alle speranze delle persone, non le persone che devono essere sottoposte alle regole dei numeri. Noi dobbiamo invertire l'approccio, è esattamente quello che abbiamo, che ci proponiamo di fare con il risultato del 25 maggio. Allora, utilizziamo e concludo queste ore che ancora abbiamo di campagna elettorale, perché c'è chi, ed è una malattia tipica del provincialismo italiano, c'è chi pensa che dal risultato del 25 maggio debbano poi esserci delle conseguenze anche sul piano nazionale. C'è chi pensa che poi il giorno dopo bisogna andare da Napolitano e sciogliere le camere. Bene, con la legge elettorale attuale di proporzionale puro, io voglio sapere chi può pensare legittimamente di governare, chi può pensare di avere il 51%, ma chi ha interesse solo a sfasciare non se lo pone il problema di governare. Allora, noi abbiamo, guardate, in ogni famiglia, vi dico, in ogni famiglia un potenziale elettore di pace, di quelli che sono più o meno legittimamente incazzati, lasciatemi passare più tempo. E però mentre io comprendo i tanti che hanno difficoltà davvero arrivare a fine mese, i tanti disoccupati, i tanti che sono stati oggetto dei tagli, comprendo molto meno, anzi francamente mi provocano disgusto, i tanti pseudo intellettuali o avvocati o medici o borghesi che su questo sistema hanno lucrato e che adesso fanno le verginelle e ci dicono tutti a casa vogliamo cambiare. Di fare ancora più male all'Italia. Noi dobbiamo spiegare che al voto clientelare del bisogno e dal voto della disperazione possiamo offrire un'alternativa che è il voto della speranza di cambiamento. E siccome in democrazia l'unica possibilità che c'è per cambiare è attraverso l'espressione del proprio voto, chi vuole cambiare, far crescere l'Italia e cambiare verso le politiche italiane ed europee lo deve fare il 25 maggio esprimendo la preferenza sul simbolo del Partito Democratico, Partito del Socialismo Europeo. Solo così possiamo pensare di cambiare. Non ci sono alternative. Se si vuole cercare veramente di ottenere un cambiamento che sia concreto, e allora quando parte il messaggio del tutti a casa significa che evidentemente in testa c'è qualcuno che pensa di rimanere solo. E noi l'uomo solo al comando l'abbiamo già conosciuto in questo paese poco più di 90 anni fa, voglio capire chi è che pensa di ripercorrere quell'esperienza. Noi abbiamo il dovere di impegnarci, qua stiamo mettendo in discussione la democrazia, vorrei che mi fosse chiaro, perché io sono molto molto preoccupato di quello che sta avvenendo nel paese, perché ci sono troppe analogie con quello che è successo dopo la crisi finanziaria, dopo la prima guerra mondiale. Facciamo attenzione, non me la sto drammatizzando, perché con il sorriso sulle labbra qui si fa strada un sentimento antisistema che significa antidemocratico. E quando noi eliminiamo la rappresentanza, quando noi proponiamo i processi di piazza, lasciatemelo dire, ogni volta che si è espressa la piazza, l'abbiamo visto e la storia ce lo insegna, si è mandato con lo sfascismo Gianni in esilio a rischio del giusto, perché siccome era il giusto poteva diventare un potenziale tiranno, e poi si è mandato in libertà i ladroni Barabba. Allora io sono terrorizzato dall'idea dei processi di piazza,
Allora, aiutateci, aiutate l'Italia. Se siete qui, io so che voi siete convinti di votare questa lista e di dare una mano a Mario che rappresenta le nostre idee, le nostre speranze. Ma voi dovete sentirvi in questo momento, lasciatelo dire, partigiani per questo paese. Si tratta di difendere la democrazia e allora non leggerezza, senza sorriso sulle labbra. Votassero chi vogliono, ma votassero la democrazia. Attenzione, attenzione, perché quando cancelli tutti resta proprio solo al comando e non risponde più alla democrazia. E allora utilizziamo queste ore per spiegarlo a tutti. Perché c'è in ogni casa un potenziale elettore di pancia. Chiediamogli uno sforzo in più, perché non è vero che i politici sono tutti uguali, come non siete tutti uguali voi, come non siamo tutti uguali a Casoria, a Napoli, in Campania, in Italia, anche i politici non sono tutti uguali. Bisogna fare uno sforzo in più, distinguere, capire che c'è chi è capace e chi meno, chi è onesto e chi meno, chi propone alcune idee e chi altre. Ciascuno le può condividere, può esprimere così liberamente il proprio voto se vuole contribuire alla democrazia. Ma bisogna farlo con la testa, non bisogna farlo con la pancia. Noi non ce lo possiamo permettere. C'è un pezzo troppo importante del nostro futuro per buttarlo a mare con superficialità. Aiutateci a far passare questo messaggio. Proviamo a costruire insieme un'Europa diversa che si fa carico di chi è più indietro, diamo forza all'idea di cambiamento dell'Italia e difendiamo la democrazia. Dipende da tutti quanti noi, da quello che faremo ancora in queste ore e poi domenica 25.